Allora, il Chrono GPS MD60 Log praticamente è un dispositivo che finalmente riesce a prendere tempi, ma più che altro intertempi, su un tracciato da motocross dove magari ci sono le difficoltà non potendo posizionare torrette o quant'altro, transpondere nella maniera classica come si può fare nelle piste. Basandoci sulla tecnologia GPS, così possiamo fare in maniera virtuale e dunque abbiamo dei riscontri pratici per i piloti. Ma forse il modo di correre non penso che cambierà, in verità cambierà il modo di andare a allenarsi, quello sicuramente, perché avendo un riscontro, e ripeto, in particolare il riscontro dei parziali, dunque dei settori della pista, uno si allena magari in maniera un po' più concreta, ovvero se io so che il terzo parziale, dunque il settore numero 3, è quello che meno mi garba come guida, cerco specificamente in quel settore di trovare la mia migliore performance. E me lo dice il dispositivo facendomi sapere i crono che ho in quel parziale, diciamo. Il dispositivo è autoalimentato, ha due pile dentro, due classiche pile stilo ricaricabili. Viene fissato al manubrio, abbiamo due tipi di fissaggio in spugna, dunque anche se si cade o quello che sia non succede niente per la moto, neanche per il dispositivo. Si traccia per la prima volta il tracciato e si decide dove si vuole prendere i tempi, in quali punti della pista li si vuole rilevare. Così fatto lo tiene in memoria, si memorizza la pista e da lì in poi ogni volta che torno su questa splendida pista, tra l'altro, che adesso abbiamo memorizzato, potrò avere sempre i stessi riferimenti e dunque fare il mio training in base ai cronologici, in base allo storico che mi sono costruito col tempo. È uno strumento molto utile, secondo me in futuro probabilmente sarà utilizzato dalla gran parte dei piloti, perché comunque ti permette di poter migliorare anche quando sei in allenamento, che magari non hai un accompagnatore, hai lo stesso la possibilità di controllare la velocità su giro, i tempi, e quindi di migliorare nell'allenamento, che poi ti permette di andare meglio anche in gara. Tenere un punto di costo ridotto, siamo con un'offerta lancio fino a ottobre con 359 euro, e da ottobre in poi sarà 389 euro, direi un prezzo più che accessibile per un strumento con questa tecnologia.